Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Psicologia Cognitiva Applicata. Oggi proviamo a registrare col microfono, speriamo che l'audio venga meglio. Bene, di che cosa parliamo? Parliamo di integrazione per migliorare le performance mentali. Faccio questo video perché oggi nel box dove appunto io vi chiedevo quali fossero gli argomenti più interessanti che volete vedere sul canale nei prossimi video, mi arriva questo messaggio. Ragazzi, la risposta ovviamente è no, ma siccome non è il primo messaggio del genere che ricevo, ho deciso di fare un video in merito. Sarà un video molto veloce, perché in realtà ho già trattato numerosi nootropi, integratori nootropi che dovrebbero migliorare la performance mentale. E trovate tutti i video sul canale, ve li lascerò qui in alto. Quando appunto verrà il loro momento in questo video. La droga di Limitless non esiste, ma c'è un fondamento scientifico in tutto ciò. Quando si parla di integrazione, l'essere umano ha sempre delle aspettative incredibili, quando nella realtà dei fatti si chiama appunto integrazione perché dovrebbe essere di supporto ad una strategia o all'interno di una strategia ben pensata e ben delineata per arrivare a un obiettivo. Il mio obiettivo è migliorare le mie performance mentali. Beh, allora prima di tutto dovrò stare attento ad tutta una serie di fattori e di variabili che riguardano la mia vita, le mie abitudini. Dormo abbastanza? Bevo abbastanza? Perché la disidratazione può portare, anche una disidratazione minima, può portare a un decremento delle funzioni cognitive. E non lo dico io, lo dice Lisa Mosconi nel suo libro, che consiglio sempre a chiunque. Per aumentare la mia performance mentale dovrò tener conto di una marea di fattori. Non esiste la pillolina che mi fa bam, esplodere e diventare fortissimo cognitivamente. Esistono dei nootropi, delle sostanze naturali che ci permettono di dare quel qualcosa in più appunto in termini di supporto a tutto il resto. E sono principalmente tre, e non si parla di droghe, o meglio, per ora sono ancora legali. La prima, molto banalmente, è il caffè. Magari non ci pensi, ma la caffeina a livello scientifico è supportata da una marea di ricerche. Te ne lascio qui un paio che puoi trovare su PubMed, ma è fantastica, dà un boost psicofisico perché non c'è, ancora una volta, mente e corpo non sono staccati, quindi non è che se tu prendi la caffeina hai un boost solo fisico, avrai un boost psicofisico, quindi la caffeina ti dà un'energia tale da migliorare le tue performance mentali e anche le tue performance fisiche. Se vuoi approfondire gli effetti della caffeina, se vuoi anche vedere come la caffeina può essere utilizzata per incrementare i propri effetti e anche gli effetti negativi che può avere la caffeina, ti consiglio di andare a vedere i miei video a riguardo, te li lascio qui sopra e sotto il video, insomma, non puoi non trovarli. Un altro integratore molto interessante è l'ashwagandha. L'ashwagandha è un adattogeno, quindi una sostanza che aiuta a gestire lo stress psicofisico. Anche qui non c'è una grandissima letteratura a riguardo, quindi bisogna essere cauti, bisogna provare e vedere se effettivamente c'è un miglioramento nella nostra performance mentale, nella nostra performance fisica oppure no. La ashwagandha viene utilizzata anche, per esempio, negli sport di forza perché secondo alcune ricerche avrebbe un miglioramento, un impatto sulla performance di forza, ma sono ricerche ancora molto giovani. Un terzo interessante nootropo naturale potrebbe essere il Coleus forscolai, però anche qui sempre lo stesso discorso dell'ashwagandha, la ricerca scientifica in questo caso è molto giovane. Quindi, uno, già in generale la ricerca scientifica non ci dice che cosa funziona e che cosa no, ci dice che cosa può funzionare, che cosa è probabile che funzioni, ma a causa delle differenze individuali, ciò che vale per me potrebbe non valere per te. Questa è la realtà dei fatti. Due,
se io prendo la caffeina, io ho una elevata possibilità che la caffeina mi dia un effetto positivo. Perché? Perché c'è un mare di letteratura, conosco bene la caffeina, conosco come utilizzarla, so come utilizzarla, allora è probabile che io abbia un effetto positivo. Invece, per quanto riguarda gli altri nootropi, si sa ancora molto poco, ecco, si sa ancora molto poco. Bisogna essere cauti e in ogni caso non bisogna partire con delle aspettative elevatissime, perché per quanto possano essere buoni, ci daranno un boost psicofisico, aumenteranno le nostre performance mentali, ma sono appunto integratori. Proviamoci una domanda molto interessante, perché che è già stata posta da altri, ma forse a voi che mi seguite e mi guardate non è arrivata. Ma ci sono stati dei grandi progetti che hanno indagato l'efficacia di questi nootropi sull'essere umano, o in generale, più in generale, hanno indagato l'effetto di determinate tecniche sull'aumento della performance mentale? Sì. E la parola chiave è neuro enhancement, quindi potenziamento, neuropotenziamento. Il progetto di cui sto parlando è il progetto NERRI. I risultati purtroppo io non sono riuscito a trovarli, ma sono sicuro che in rete ci sono. Non li possiedo, dovrebbero essere di pubblico dominio. Da quello che ricordo però non sono state trovate delle evidenze scientifiche a supporto di tali tecniche, di tali sostanze per il miglioramento delle funzioni cognitive. Il progetto NERRI, sostenuto dall'Unione Europea, finanziato dall'Unione Europea, più o meno sono stati investiti 3 milioni e mezzo di euro, non ha portato a nulla, quindi nulla di concreto, nulla che appunto sia la droga di Limitless. Quindi ragazzi, questo è quanto. Se voi volete migliorare, potete utilizzare i nootropi che vi ho citato, tenendo presente appunto che sarà un miglioramento minimo, se ci sarà, oppure sarà un buon miglioramento, ma non sarà dovuto solo al nootropo, solo alla sostanza, ma ovviamente allo stile di vita a 360 gradi. Spero di essere stato chiaro. Se avete delle domande, commentate qui sotto. Esistono anche dei nootropi artificiali, quindi dei farmaci che sono stati utilizzati, vengono utilizzati nella pratica clinica e che sono stati testati su persone sane, quindi persone prive di qualsiasi patologia, e anche lì i risultati non sono un granché per la maggior parte di queste sostanze, che andremo a vedere nei prossimi video, solo se tu lo vuoi ovviamente. Quindi se vuoi, scrivi qui sotto farmaci nootropi e io andrò a trattare i farmaci nootropi uno per uno nei prossimi video, perché i farmaci naturali li abbiamo già trattati, scusate, i nootropi naturali li abbiamo già trattati quasi tutti. Quindi lascia un like se il video ti è piaciuto, condividilo e noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto e che l'evidence based sia con te.